Parliamo di calcio giovanile in tempo di Covid ma non solo, perché la crisi economica purtroppo è decisamente grave, le aziende sono in un momento di grande difficoltà. Con Giovanni Guerri, esperto di settore giovanile, di calcio giovanile, già responsabile del settore giovanile, scusate il giro di parole, del Perugia Calcio, beh, chi meglio di lui, no? Giovanni, io ti faccio una battuta, una mia riflessione. Tanti imprenditori sarebbero disposti a continuare, per quel poco che hanno, ad investire nelle scuole calcio e nei settori giovanili. Però in tanti mi dicono, l'importante è che vengano separate le due attività. Mi spiego meglio. Finanziamo i giovani, ma i giovani non devono servire per coprire le spese dei grandi. Il tuo pensiero? È un pensiero giusto. Giusto, secondo me, è un pensiero che permette di salvare il calcio giovanile e dare la possibilità, innanzitutto, di non fare debiti a quello più grande, ma soprattutto dare dei giusti strumenti a dei ragazzi che sono all'inizio dell'attività. E gli si può dare con delle regole ben precise, sapendo che tanti imprenditori, quando si parla di settore giovanile, non si tirano indietro. Sarebbe un sogno poter documentare. L'ho sempre pensato. Senti Giovanni, allora guarda, poi dopo ti lascio. La gestione di una società sportiva ad oggi è identica alla gestione di una piccola azienda. In molti si lamentano di non avere risorse, in tanti però dicono lo si sapeva, era il momento di cercare di pianificare in modo più corretto. È brutto da dirsi, però credo sia la triste verità, no? Sì, anche se dopo ci sono le finestre di mercato, in questo caso dicembre, che società che saranno in difficoltà troveranno le giuste, diciamo, contromisure per poter alleggerire quelli che sono i budget, magari non avendo la disponibilità, perché causa pandemia anche molti sponsor, anche molti, diciamo, imprenditori che sono vicini alle stesse società non sono in grado di poter dare il contributo che magari a inizio anno si era in grado di poterlo dare. Però questo fa parte del gioco, no? Fa parte del modo di programmare, di gestirsi e di educare. Ma io ripeto, facciamo meno di qualcosa, ma salviamo il settore giovanile, diamo la possibilità alle scuole calcio di continuare con tutti gli strumenti necessari e magari in questo momento difficile, è anche vero, potrebbe essere un modo educativo, importante, formativo, di poter far sì che i ragazzi ripartano nella tutela, nelle condizioni migliori, diciamo, che devono essere messe in atto per poter svolgere le attività, diciamo, sportive. Grazie Giovanni Guerri, ti auguro un buon lavoro e ci sentiamo presto.